Auguro a tutti una buona giornata e buona fortuna, sono molto felice di essere stato con voi tutto questo tempo, anche se non è passato molto tempo, vi ha dato i segni e lo so davvero grazie per il vostro sostegno. Puoi prenderti un momento per premere il pulsante di iscrizione per raggiungere presto 1000 iscritti. Avvia ora il video. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 14 gennaio 2021. Oroscopo Sagittario di oggi. Al centro della scena soldi e lavoro. Se il sentimento c'è ve lo tenete stretto, ma sicuri della sua profondità guardate altrove. Alla situazione finanziaria per esempio, sempre solleticata dalla voglia di acquisti e novità, al lavoro, dove lo scontro è quasi quotidiano e paventate nuovi tagli al personale, infine ai trasporti, sui mezzi pubblici siete in tensione perciò preferite evitarli, ma se anche la vostra vecchia auto iniziare a fare i capricci, che fare? Investire in motori oppure rassegnarsi a girare in bici, rischiosa anche quella tra traffico e inquinamento, oppure sempre e soltanto a piedi? Non che camminare vi dispiaccia, anzi, rimpiangete i bi e i trekking estivi svolti con piacere e senza inquietudine, non era quella la prova che vi spaventava, piuttosto quella di vivere, che oggi sentite pesarvi sulle spalle. Il guaio è che più vi agitate meno le cose funzionano, anche gli studi sembrano remarvi contro e più vi ostinate a seguire un metodo che alla luce dei fatti si rivela sbagliato, più faticate senza riscuotere risultati incoraggianti. Forse è arrivato il momento di cambiare metodo, siate morbidi, non capoccioni, la testardaggine non fa parte del vostro segno. Astro tarocco del giorno per Sagittario. 2 denari a pagamento dei sentimenti in amore, nella coppia si stabilizza il rapporto e insorge una collaborazione, anche in campo economico, come un'attività, un commercio, unione vantaggiosa non solo dal punto di vista sentimentale. Buone prospettive economiche per la coppia. Incontri a sorpresa con ex partner, o persone che potrebbero anche crearci imbarazzo. I single particolarmente potrebbero incontrare persone a loro care con le quali si riannodano i rapporti. Eccellenti i rapporti con gli amici. Incontri interessanti. Buone notizie. Non siate precipitosi. Prima di valutare una persona verificate se i fatti corrispondono alle parole. Oggi un amico vi renderà particolarmente nervosi. Fate di pazienza la vostra miglior virtù e non mostratevi infastidito. Capirà da solo e cambierà atteggiamento nella stessa giornata. Decisione importante da prendere. Oggi vi sarà richiesto uno sforzo diverso e più intenso per decidere se accettare o meno una proposta che vi è stata fatta. Abbiate fede nelle vostre capacità realizzative e curate che i vostri progetti futuri abbiano le basi necessarie per poter essere sviluppati e concretamente fare in modo che il vostro futuro migliori, in tutti i sensi. Oggi dovendo chiedere un chiarimento fate in modo che sia definitivo, sia che riguardi il lavoro sia l'amore. È inutile trascinare a lungo una situazione già compromessa da tempo. È un giorno incerto, sopraffatti da dubbi e malumori, faticherete a sentirvi in sintonia con voi stessi e con gli altri. Oggi tutto sembra essere comunque noia, cercate di distrarvi e di concedervi quale ora di relax in pace. Ascoltate di più chi vi sta accanto, forse ha bisogno di una parola di conforto. Oggi attraete i vostri amici come se foste una calamita. Vi chiamerà più di uno, non fate gli scontrosi e passate del tempo con loro, vi rallegreranno la giornata. Preparatevi per una serata frenetica, e, se nessuno vi invita, invitate voi qualcuno a uscire. Lavorando assiduamente con le persone che vi sono vicine, potreste raggiungere degli ottimi risultati. Una relazione professionale potrebbe prendere una piega diversa e trasformarsi pian piano in quello che desiderate. Profilo dei transiti gratificati da un Giove, vostro nome tutelare, molto ben messo per il vostro segno specie se siete nati nel mese di novembre. Mattinata tutta ripiegata sui conti, la luna nuova vi mette in guardia dalle spese, facendovi giurare e spergiurare di fare i bravi e chiudere il portafoglio e la carta di credito in cassaforte. Plutone che l'accompagna vi fa credere che ce la farete, ma Venere, poco distante e spendacciona, nonostante sia ospite di un segno sparagnino, vi porterà comunque a fare shopping. Pochi capi ma tutta roba bella e di qualità, perché come sentenzia la nonna, chi più spende, meno spende. Amore ed Eros, stranamente possessivi, ma dopo un paio di storie sbagliate,
personali o nella cerchia degli intimi, sentite di dover stare in guardia. Nulla vi spaventa e preoccupa più della solitudine. In questo periodo così chiuso e timoroso, almeno una voce amica, una carezza e un caldo abbraccio ci vogliono per tirare avanti e tornare a guardare al futuro attraverso le lenti rosa tipiche del vostro segno. Nervosetto anche il quattro zampe che vi soffia o vi ringhia senza motivo. Oggi sono proprio diventati tutti matti, sinceratevi di non esserlo anche voi. C'è un desiderio di quiete e di condivisione all'interno delle mura domestiche quest'oggi. Anche la persona che avete al vostro fianco vi corrisponde sotto questo punto di vista. È necessario chiarire anche alcune questioni pratiche lasciate in sospeso qualche tempo fa. Lo farete con grande facilità e con un pizzico di divertimento. Successi strepitosi per i single della terza decade che possono riuscire a incontrare oggi l'anima gemella. Lavoro e denaro, giù gli studi, li avete scelti voi eppure vi sentite scornati, demotivati. Ma non prendete la scusa delle distanze tanto per far sentire la voce della protesta. Qui non si tratta di rivendicare un diritto, sacrosanto, piuttosto di esigere sicurezza. Le cose fatte alla carlona portano a risultati poco apprezzabili, come quelli visti in precedenza. Stesse motivazioni per le proteste e le agitazioni sul lavoro, prima tutto in smart working e ora in presenza. Forse il vostro capo non si fida abbastanza della vostra professionalità? Proprio voi idealisti e ligi alle regole, non vi sognereste mai di bluffare solo perché state seduti davanti al PC in casa vostra, con pigiama e pantofole addosso. Lealtà prima di tutto, ma anche cura della salute. Analizziamo oggi la casa opposta a 180 gradi sulla ruota dello zodiaco alla vostra, e ricaviamoci informazioni interessantissime sul piano caratteriale e psicologico nel completare quel che a voi manca. Se la vostra casa nona, il Sagittario è il nono segno, parla di lontano, di idealismo, di visione filosofica della vita. L'opposta casa terza vi parla di contingente, vi obbliga a confrontarvi con la realtà in maniera stringente e concreta. La lezione dell'integrazione tra le due case è data quindi dalla capacità di riuscire a tenere insieme tanto il lato pratico e utile dell'esistenza, quanto quello alto, supremo, ideale. Benessere, se la salute vi anda al piatto si vede che oggi siete troppo golosi e, alla qualità e ai benefici del cibo, preferite il gusto e l'appagamento della gola. Ecco perché dopo mangiato arrivano i primi acciacchi, bruciorino di stomaco, palpebra pesante e nervosismo. La prossima volta che andate a fare la spesa, controllate bene gli ingredienti e l'analisi nutrizionale dei vostri acquisti. Molti saranno quelli che leverete dal carrello bio, sano, buono e bello. Per lei, tutti nervosi nel vostro entourage, i colleghi, i familiari, perfino il quattro zampe, che senza ragione vi mostra unghie e denti. Subito alzate la voce, perché capisca chi comanda, sempre che il padrone di casa non sia già diventato lui. Per lui, salute capricciosa, tra stati infiammatori, tosse, stanchezza, il problema sta nel piatto. Una revisione allo schema alimentare non sembrerebbe un'idea malvagia. Colore delle emozioni, grigio. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 5. Finanze, 7. Benessere, 5. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video. Mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.